Buonasera a tutti. L'ordine del giorno reca le audizioni informali in videoconferenza dei rappresentanti dell'Unione Camere Penali Italiane nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge Camera 2334 di Sarno e Camera 2687 Miceli, recanti modifiche alla legge 31 dicembre 2012 numero 247 in materia di accesso alla professione forense. Le odierne audizioni saranno svolte consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo scorso. A tal proposito ricordo che per i deputati partecipanti da remoto è necessario che risultino visibili alla Presidenza quando interverranno e il loro intervento dovrà ovviamente essere udibile. In base alle disposizioni adottate dalla Giunta per il Regolamento, le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Chiedo quindi all'Avvocato Galasso e all'Avvocato Veneto se vi sono obiezioni a questo proposito. Credo che non ci sia nessuna obiezione. Grazie. Nessuna. Grazie. E quindi dispongo l'attivazione dell'impianto. Pregherei i nostri ospiti di contenere il proprio intervento complessivamente nell'arco di una quindicina di minuti, in modo tale da dar modo ai deputati di porre delle domande alle quali potranno replicare. Ricordo che potranno anche inviare e far pervenire alla segreteria della Commissione un documento scritto, qualora non l'abbiano già fatto o non l'avessero già fatto. In assenza di obiezioni, anche questa documentazione potrà essere messa a disposizione dei deputati tramite pubblicazione sul sito internet della Camera dei Deputati. Do quindi a questo punto la parola all'avvocata Clara Veneto e all'avvocato Massimo Galasso, rappresentanti dell'Unione delle Camere Penali. A beneficio dei colleghi in videoconferenza, faccio presente che sono presenti l'onorevole Di Sarno, l'onorevole Annibali e l'onorevole Zanettin. Prego, chi tra voi due colleghi vuole iniziare? Casomai comincio io. Prego, avvocato Galasso, vedo che l'avvocato Veneto acconsente, prego. Grazie Presidente, e grazie per la richiesta di audizione dell'Unione dei Camere Penali. Avvocato Veneto, cortesemente prego. Silenzi il microfono, per gentilezza. Grazie, grazie mille. Prego, avvocato Galasso. Sì, la ringraziamo Presidente per la richiesta di audizione dell'Unione delle Camere Penali che oggi qui rappresento insieme alla collega Clara Veneto che con me è responsabile dell'osservatorio insieme all'Unione delle Camere Penali delle scuole territoriali della specializzazione. Quello dell'accesso alla professione è tema ovviamente assai caro anche ai penalisti italiani come a tutti gli avvocati d'Italia. L'Unione delle Camere Penali e con il nostro osservatorio e con le oltre 80 scuole attive sui circondari tribunali è da sempre protagonista della formazione tecnica e deontologica degli avvocati penalisti e ovviamente abbiamo sempre declinato questa formazione perché riteniamo che i valori che vedono nell'avvocato specializzato, soprattutto sotto l'aspetto della branca del penale, è un avvocato specializzato, preparato e consapevole del proprio ruolo e è l'unico che possa poi assolvere al compito di difesa che è costituzionalmente garantito. Andiamo telegraficamente nel merito delle due proposte di legge dell'onorevole Miceli e dell'onorevole Di Sarno. Casomai mi occuperò un po' di più di quella dell'onorevole Miceli in modo che poi la mia collega Clara Veneto possa invece occuparsi di quella di Sarno, anche se molte cose sono assimilabili, molti aspetti sono sovrapponibili o almeno come taglio delle due proposte. E ambe due partono da una premessa. La premessa è quella di una necessaria riforma strutturale dell'esame di Stato per l'abilitazione della professione. E la ritengono ormai l'esame d'avvocato basato su una procedura vetusta, lontana dalle modalità di svolgimento della professione forense, tanto da rappresentare quanto quasi, così si legge nelle premesse delle proposte di legge, un voluto ostacolo all'accesso della stessa. Io andrei subito al merito. L'Unione delle Camere Penali non ritiene, non ha mai ritenuto che si tratti di un problema di numeri, cioè ovvero se sono troppi o pochi gli avvocati e i candidati che poi superano l'esame di Stato e che poi accedono alla professione.
Abbiamo sempre ritenuto, gli avvocati penalisti italiani hanno sempre ritenuto che si tratti di un problema di qualità e conseguentemente riteniamo che a questo l'esame debba tendere, l'esame di Stato debba tendere. Un breve cenno va fatto anche alla questione che l'attuale professione di avvocato è attualmente regolato, e l'accesso alla professione di avvocato è attualmente regolata dalla legge che conosciamo il 31 dicembre 2012, la 247, che in verità ad oggi, seppur integrata da alcuni decreti del Ministro della Giustizia, che ad oggi non è ancora entrata in vigore per intero. Sappiamo perfettamente, tutti gli addetti al lavoro sanno che vi sono degli aspetti, tipo quella dell'utilizzo dei codici, dei testi non commentati per le prove scritte, che non è mai entrata in vigore, e perché vi sono state molteplici proroghe, come pure sappiamo che in tema di obbligatorietà e profitto delle scuole forensi siamo ancora in attuazione della vecchia disciplina, e che conseguentemente anche questa è una procedura che non è ancora attuale. Quindi si chiede sostanzialmente con le due proposte di legge di modificare l'accesso alla professione, ritenendo superata una normativa che però in effetti non è ancora entrata a pieno regime, forse della quale non conosciamo ancora l'effettiva validità. Andando al cuore della proposta Miceli e in relazione alle prove in particolare, l'onorevole Miceli propone di ridurre ad una sola prova scritta l'esame di abilitazione, in particolare eliminando i pareri dalle prove scritte e quindi rimanendo con soltanto la prova dell'atto giudiziario. Noi riteniamo che sia eccessiva questa riduzione, soprattutto perché i due atti, i pareri, attualmente ne sono tre, no? In diritto civile e in diritto penale, e poi cioè in due pareri, chiedo scusa, sono tre le prove, quindi diritto penale, diritto civile e poi l'atto giudiziario. Eliminare tout court i pareri eliminano un atto che ha una visione prospettica diversa per il candidato. Mi spiego, l'atto giudiziario è un atto, uno scritto che comunque ha una visione prospettica assolutamente defensionale. I pareri, invece, la visione prospettica è differente nei pareri, perché vi è una maggiore propensione da parte del candidato, o almeno dovrebbe esserci da parte del candidato, maggiore propensione ad una meglio specificare, a meglio approfondire i temi di diritto sostanziale, e non hanno un angolo prospettico prettamente defensionale. Quindi sono comunque, a nostro parere, degli atti che andrebbero in qualche maniera mantenuta. Beh, poi l'ultimo aspetto che vorrei ancora evidenziare, la proposta Miceli diciamo, giustifica l'eliminazione sostanzialmente dei due pareri solo con quella dell'atto e poi la riduzione delle prove orali, evidenziando come già dalla pratica forense, sostanzialmente dal tirocinio, si possa in qualche maniera evidenziare un percorso che è specializzante, ovvero in una sola branca del diritto, e quindi il candidato potrebbe poi meglio affrontare l'esame d'avvocato sul tema, sulle materie che ha scelto nella sua professione. Ora però è di sabato la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento delle specializzazioni. L'Unione delle Camere Penali ha a lungo seguito e ha attivamente intrapresa la strada delle specializzazioni, e quindi conosciamo bene quella che è il regolamento pubblicato, per aver partecipato anche alla redazione dello stesso. Si è scelta la via della specializzazione e si è declinata la specializzazione forense come un'attività successiva a quella dell'abilitazione. Ecco perché se questa è la strada delle specializzazioni, non è possibile, noi riteniamo, anticiparla allo step dell'accesso alla professione, che invece deve per forza di cose mantenere un aspetto multidisciplinare. Mi sembra di aver già approfittato di oltre 6-7 minuti, conseguentemente mi fermerei qui, in modo da poter poi lasciare spazio alla mia collega Clara Veneto,
restando ovviamente a disposizione per rispondere alle domande che eventualmente gli onorevoli componenti della Commissione mi vorranno porre. Grazie Avvocato Galasso. Avvocato Veneto, prego, a lei la parola. Grazie Presidente, ringrazio il collega Galasso che ha già anticipato alcuni temi. L'Unione delle Camere Penali è da sempre proiettata e funzionalmente orientata a una progettazione della riforma che sia ampia e articolata sulla professione forense e che ovviamente tenga presente anche le istanze legittime dei giovani colleghi che alla professione si affacciano. Sono felice di constatare che per la prima volta abbandoniamo una dimensione, come dire, di protesta per accedere a una dimensione invece propositiva. E nel dire questo prendo atto però, secondo me, di quello che è un erroneo approccio che è stato fatto nella formulazione delle proposte, perché si muove dall'assunto, e lo colgo dall'introibo, cioè proprio dalla dicitura, dal titolo che è stata data alla proposta di legge dell'onorevole Sarno, che è quello di voler, leggo testualmente, agevolare l'accesso sul mercato del lavoro dei giovani colleghi. Ora mi pare che questo ponga l'accento su un problema di fondo che attiene alla corretta funzione che deve essere attribuita, riconosciuta all'avvocato penalista, che non è un professionista come tutti gli altri. Questa è la ragione per la quale è necessaria una disciplina regolamentare autonoma e specifica, distinta rispetto a quella di tutte le altre professioni intellettuali. Questo è il motivo per il quale è attribuito all'avvocato uno status di specialità che è anche riconosciuto dal Parlamento europeo con la nota del 2006 che a tutti è conosciuta. Che attiene questa valutazione di status non a privilegi corporativi che alcuni detrattori vogliono attribuire alla funzione dell'avvocatura, ma invece alla funzione appunto costituzionalmente garantita di quello di essere tutore dei diritti della persona. Perché questa premessa, che a me sembra essenziale e non prescindibile? Perché l'accelerazione che si vuol dare con i testi di legge che sono al momento in esame in commissione sono volte invece alla, appunto, accelerazione sul mercato del lavoro, volendosi trattare la professione forense alla stregua di tutte le altre professioni. Purtroppo questo, o per fortuna questo, non è possibile. Certo, è ovvio ed è giusto che si tengano presenti le legittime preoccupazioni dei giovani che si affacciano alla professione forense, e devo dire che le due proposte hanno anche un angolo visuale un po' distinto, idoneo a farle integrare l'una con l'altra, però secondo me è significativo considerare che la proposta dell'onorevole Di Sarno tiene a porre l'accento sull'esame di Stato, che invece, faccio notare, soltanto l'approdo finale di un iter di formazione che deve essere composito e complesso. Certo, bisognerebbe rivedere la disciplina universitaria, probabilmente bisognerebbe rivedere anche le scelte quanto agli studi presso i quali svolgere il tirocinio, ovvero le scelte più o meno consapevoli che i giovani fanno nel momento nel quale si affacciano sulla soglia della professione. Sono ben consapevole purtroppo che talvolta queste scelte non sono così precise e consapevoli, orientate come sono da contingenze e necessità del momento, quali per esempio quella di impossibilità di percorrere altre occupazioni immediatamente reperibili. E allora la formazione dell'avvocato deve tenere presente quella che è la funzione propria dell'avvocatura stessa, cioè dovremmo riscoprire questa sorta di vocazione. Mi posso permettere, signor Presidente, di segnalare che il tema è, credo, prima di chiedere come mettere a frutto il tirocinio, forse interrogarsi e riflettere sulle ragioni che sono sottese alla scelta di questo percorso formativo, che ovviamente viene iniziato in sede universitaria, che poi viene portato avanti fino all'esame di abilitazione, per domandarsi se si abbia quella propensione a farsi garante dei diritti della persona e poi per verificare nel corso della pratica se se ne abbia l'attitudine. E in questo credo che ritorni alla luce un tema centrale che è anche versato nelle norme delle quali ci dobbiamo occupare, che è quello della formazione del tirocinio fatto presso lo studio dell'avvocato. Ora, è chiaro che da quelle poche battute che ho detto, secondo me si trae un punto di origine che va tenuto presente.
C'è una differenza sostanziale fra la professione forense in sé intesa e le professioni legali, considerate unitariamente tutte le altre. Ma ciò voglio dire che l'avvocato, che ovviamente apprende e come dire, trasmette il proprio sapere, è soprattutto però colui che forma praticamente culturalmente e anche moralmente colui che dopo farà l'avvocato. Quindi credo che non si possa prescindere da un tirocinio effettivo e davvero formante presso l'avvocato. Questo dico perché le professioni legali, come per esempio il giurista d'impresa, ovviamente dotata della pari dignità rispetto a quelle dell'avvocato, però involge una offerta, un'erogazione di servizi legali che è completamente diversa rispetto a quello che l'avvocato voglia fare. E allora, andando al cuore del problema, credo che bisognerà garantire una modalità di accesso e di frequentazione presso gli studi legali che non credo possa essere agevolata dai paletti che vengono messi adesso con le proposte di legge, sempre più riducendo invece, piuttosto che ampliarla, la possibilità ai giovani colleghi di accedere presso gli studi, perché laddove si impone un divieto ai membri del COA, del Consiglio dell'Ordine, ovvero agli aspiranti tali, di prendere dei praticanti, ovviamente si preclude ulteriormente la possibilità ai giovani di collocarsi, tenendosi presente che molto spesso questa possibilità di collocazione non è frutto di una scelta operata, ma è invece, come dire, un po' il frutto della fortuna, perché dopo aver bussato a molte porte probabilmente ci si trova una collocazione. E allora la chiusura in questo senso, in uno con la progressione che si sta facendo in questo momento e il potenziamento dei servizi telematici che comportano che molti adempimenti pratici che si badi non sono quelli di sfruttamento del tirocinante che viene mandato ora in cancelleria, ora in segreteria dal PM e viene pensato essere il galoppino dell'avvocato, sono adempimenti pratici invece che rifluiscono immediatamente sulla possibilità di comprendere scansioni e fasi del processo e del procedimento e che adesso invece in virtù della telematizzazione verranno ridotti ampiamente come spazi fruibili. E questo quindi preclude ancora di più la possibilità ai giovani di trovare una collocazione. Ancora, il fatto che si intenda che non, l'Unione delle Camere Penali non parla delle questioni attinenti agli affari economici, come dire, i trattamenti economici dei giovani. Però l'accento va posto sulla qualità della formazione e anche sulla responsabilità e il dovere e di formarsi ha il giovane anche in rapporto a quelle che sono le statuizioni dell'Unione Europea. E allora tutto ciò porta, io ritengo, a uno svilimento della meritocrazia, non della qualità, ma della meritocrazia, perché nel momento nel quale l'avvocato presso il quale si fa la pratica mette a disposizione del praticante il suo know-how, la possibilità di usare e vedere come si declina in concreto la pratica e la professione, poi sarà al giovane praticante filtrarla, metabolizzarla attraverso la propria esperienza, la propria sensibilità e la propria cultura. E in questo dovremmo essere bravi a valorizzare il merito quando si accede in sede di esame. E non credo che il merito possa essere valorizzato se si dà l'occasione di far vedere tutto quello che si sa facendo agio solo su un compito, il cui esito può essere condizionato da mille fattori non conosciuti e non conoscibili. Non si dà modo al giovane di essere valorizzato e aiutato nel suo percorso, laddove addirittura si inserisce la valutazione a quiz. Capisco che è un tema importante quello della omogeneità nella correzione, però questo attiene a quella tipicità e tipizzazione della nostra funzione, che non è altro che quella di saper argomentare e sostenere delle tesi o il contrario di quelle tesi. E allora, in questo che non è una cognizione statica, ma ha sempre un che di altamente dinamico, sta tutta la competenza delle commissioni di esame che procedono alle correzioni, e per questo plaudo al fatto che si voglia tenere numericamente superiore il numero appunto degli avvocati che procedono alle correzioni. Non mi pare che giovi o che sposti molto
L'ampliamento fatto in questo senso ai membri che possono comporre le commissioni, a coloro che hanno 10 anni di pratica. Lo dico per me, che sono relativamente giovane, ne ho 22 anni di pratica, professionale ovviamente, non di praticantato, tirocinio, ma assicuro, come è noto a tutti, che perché venga fuori un avvocato ci vogliono almeno 20 anni. Dico questo non per scoraggiare i giovani, ma per far conoscere loro e far comprendere loro quanto sia importante chiedere, domandare a se stessi prima di tutto se si abbia una vocazione autentica all'avvocatura e dopodiché intraprendere il percorso. Vado a chiudere perché so che i tempi sono assolutamente contingentati e non voglio chiaramente approfittare. Credo che in questa temperie, in questo contesto che così per brevi cenni abbiamo sintetizzato, non abbia modo di entrare la possibilità che si vuole inserire, appunto, di dare una motivazione dei voti, perché nulla sposta e tutto rimesso alla serietà nella correzione da parte delle commissioni. Un tempo invece credo che debba essere previsto, perché non è possibile che i giovani colleghi debbano aspettare molto a lungo per vedere soddisfatta la loro legittima aspettativa di poter accedere alla prova orale. Rispetto alla quale prova orale, ha già detto l'avvocato Galasso, non crediamo che si possa accedere a regimi di specialità prima ancora di avere conosciuto un approccio multidisciplinare e interdisciplinare, perché l'avvocato deve essere tale a tutto tondo. Peraltro, anche se uno fa il penalista, deve conoscere un fallimento, per esempio, per poter difendere per una bancarotta fraudolenta. Faccio a titolo esemplificativo questa notazione, non me ne voglia Presidente, ma credo che anche per la redazione del parere sia importantissimo dimostrare la conoscenza degli istituti. Bisognerà procedere a una revisione critica di tutto intero il nostro sistema formativo, dall'università alla scelta del tirocinio e dello studio presso il quale il tirocinio debba essere fatto, ma bisognerà anche fare pensare ai giovani che hanno scelto non una professione come tutte le altre, ma una professione che impone doveri e responsabilità di formazione continua. Per questo credo che sia anche importantissimo e non prescindibile una frequentazione obbligatoria dei corsi di formazione, perché molti colleghi giovani che vogliono fare la pratica la fanno magari presso studi di stragiudiziale o studi di consulenza, senza fare alcun accesso quasi mai nelle aule di giustizia. Allora è importante invece il taglio pratico che viene dato, per esempio, ai corsi delle scuole forense dell'Unione possa in qualche modo supplire a questa carenza conoscitiva, che altrimenti si rivelerebbe una pecca, una lacuna nella formazione dei colleghi. L'ultima osservazione che mi permetto di fare riguarda invece poi la necessità che appunto l'accesso sul mercato del lavoro venga, come dire, liberalizzato, ma si tenga alta la pretesa di una qualità e di una formazione importante per poter accedere alla professione. Grazie. Grazie a lei. Ora ci sono degli interventi. Allora, iniziamo dal collega Colletti. Onorevole Colletti, da remoto, prego, a lei la parola. Sì, grazie Presidente, ringrazio gli auditi. Avrei dei quesiti. Innanzitutto ho apprezzato anche la vocazione, la visione romantica degli auditi della professione, è una cosa che sento molto. È anche vero che però nella realtà forse questo romanticismo manca quasi del tutto e quindi diciamo che noi come avvocati, ma anche come deputati, dobbiamo fare anche un bagno nella realtà delle cose. La mia domanda è, ma penso che di avere già avuto una risposta più o meno implicita, secondo voi gli avvocati che saranno abilitati post approvazione di una di queste proposte di legge potranno essere considerati migliori o peggiori degli avvocati che sono abilitati a seguito di quello che è l'attualità dell'esame di abilitazione? Sulla questione delle specializzazioni, poiché ne ha parlato il presidente, il collega, chiedo scusa, il rischio del nuovo regolamento è sempre quello della cosiddetta formazione continua, ovvero di un diplomificio.
La mia domanda invece è, non sarebbe utile in questo caso, come mi sembra venga fatto in Germania, retrodatare il tirocinio, almeno una parte di tirocinio, durante l'università? Anni fa in Germania, ora ammetto la mia ignoranza, non so se ancora nell'attualità, lo studente di giurisprudenza in uno degli ultimi 2 anni frequentava sia lo studio di un avvocato, sia faceva tirocinio presso un magistrato, sia presso un notaio, quello che vengono nominati notai nell'ordinamento tedesco. Cosa ne pensate di una valutazione del genere, almeno per capire, per far comprendere allo studente che esce poi dall'università cieco in un certo modo, e solo con nozioni, qual è l'ambiente dove vorrebbe lavorare e anche quale tirocinio intraprendere in futuro? Una sussunzione di responsabilità, insomma. Grazie. Grazie a lei, onorevole Colletti. Onorevole Zanettin, prego. Grazie, Presidente. Cercherò di essere il più possibile sintetico, anche perché condivido quasi completamente le argomentazioni critiche espresse dai rappresentanti delle Camere Penali in ordine ai progetti di legge oggi in esame. E la domanda che volevo fare ad entrambi gli auditi è la seguente. Nella proposta di legge al nostro esame, in particolare in una, si propone in particolare la possibilità che i praticanti siano retribuiti nell'espletamento del loro tirocinio presso lo studio legale. Ora, questa, almeno a mio giudizio, ma volevo il conforto anche dei colleghi, pare a me una norma che in apparenza favorisca i praticanti, ma per l'esperienza che ho, per il fatto che per tanti anni ho formato nel mio studio anche tanti giovani aspiranti avvocati, taluni che hanno avuto anche grande successo professionale, ho l'impressione che sia una norma che rischia invece di essere dannosa per i giovani aspiranti, perché evidentemente tutti noi, nel momento in cui abbiamo inserito nei nostri studi dei giovani avvocati, aspiranti avvocati, l'abbiamo fatto non solo perché avessero dei curricula straordinari, ma anche per dire, per dare una chance, per dare un'opportunità, per far vedere a qualcuno che uno studio legale, una professione, un'opportunità di crescita. Ora, se a fronte dell'assunzione, cioè se a fronte dell'inserimento in uno studio professionale dovessimo riscontrare anche il rischio di magari successivamente di una causa di lavoro per una retribuzione ritenuta incongrua o dovuta in caso non fosse stata corrisposta, io credo la possibilità negli accessi negli studi legali diminuirebbe in modo assolutamente drastico, almeno questa è la mia opinione, e volevo sapere se per caso viene condivisa anche dai nostri auditi. Per il resto condivido in larga misura gli argomenti critici che sono stati spesi dai nostri illustri auditi. Grazie onorevole Zanettin. Onorevole Di Sarno, prego. Grazie Presidente, ringrazio gli auditi per il loro prezioso contributo. Tengo a precisare che lo spirito di questa proposta di legge è lungi dal voler sminuire quella che è l'importanza dello svolgimento della professione forense, e condivido pienamente che la professione forense è una professione che particolare, che non si può facilmente assimilare alle altre, proprio perché si fonda in primis sulla tutela dei diritti del cittadino. Chiedo soltanto agli auditi se il filo conduttore della proposta di legge è quello di avvertire la necessità di offrire una specializzazione, una figura più specializzata dell'avvocato di domani rispetto a quella che viene pretesa oggi. E poi in merito per quanto riguarda la riduzione delle materie orali che vanno
più che altro sempre nell'ottica della specializzazione a cui appunto mira la legge, chiedo loro una riflessione se non sia stato già sufficiente per un soggetto che arriva dopo 4-5 anni di giurisprudenza e due anni di praticantato, se non ritengono sufficiente che su alcune materie abbiano già dovuto dimostrare la conoscenza degli istituti teorici e di diritto e che quindi sia piuttosto necessario chiedere in sede di esame di abilitazione invece quelle materie tecnico-pratiche che, ahimè, il corso di giurisprudenza, che va secondo me totalmente riformato perché il problema è a monte e ne sono perfettamente consapevole che la riforma dell'esame di abilitazione è soltanto la coda finale, ma ovviamente per motivi anche di tempistica iniziamo da lì, ma ovviamente la riforma dell'esame di abilitazione deve essere legata e anche uno sprono a modificare il corso di giurisprudenza. Grazie. Sì, grazie onorevole Di Sarno. Chiedo se ci sono altri colleghi che vogliono intervenire. Onorevole Annibali, prego, a lei la parola. Sì, grazie agli uditi anche da parte mia per i vostri preziosi contributi come sempre. Io cerco di fare un po' una domanda generale e complessiva. Abbiamo due proposte di legge, abbiamo già fatto delle audizioni, sono emerse numerose perplessità e quindi volevo capire se innanzitutto, forse sì, condividete la necessità di fare un intervento rispetto alle modalità dell'esame di Stato per l'abilitazione, uno, e se dentro le due proposte che stiamo esaminando possono esserci a vostro avviso degli elementi che possono contribuire a appunto modificare, ma in positivo, tenendo naturalmente fermi e insieme tutte le cose che ci siamo detti fino adesso, quindi il merito e garantire una professionalità oltre ad avere anche una grande passione per questo mestiere e noi lo sappiamo. Quindi volevo un attimo capire quale può essere un orientamento generale, siccome poi noi dobbiamo andare a lavorare eventualmente in fase emendativa come commissione, se ci sono degli elementi secondo voi dai quali possiamo partire, che possiamo utilizzare per l'obiettivo che queste proposte di legge si prefiggono. Grazie. Sì, grazie onorevole Annibali. Credo che non ci siano altri colleghi che intendono intervenire. Qua in presenza nessuno, da remoto nessuno. Allora io darei la parola di nuovo nell'ordine di intervento all'avvocato Galasso e poi a seguire all'avvocato Veneto. Prego, avvocato Galasso. Sì, grazie Presidente, grazie anche a tutti gli onorevoli che sono intervenuti per porci domande. E comincerei con il primo, quindi con l'onorevole Colletti, che ci chiede e mi chiede in particolare se, qualora fossero approvate queste proposte di legge, gli idonei alla professione di avvocato potrebbero risultare migliori o peggiori di quelli che sono idonei con la vecchia legge, quindi attualmente. Va bene, io credo, peraltro saluto l'avvocato Qualetti perché ci apparteniamo allo stesso foro, ma il problema non è, io credo, se saranno peggiori o migliori. Il problema è, non è una questione di migliore o peggiore, il problema è una questione di standard qualitativo, cioè è un problema di dare qualità al candidato che sarà idoneo alla professione forense. E non credo quindi che sia una questione di peggiori o migliori. Invece sicuramente, quindi non credo che sia sufficiente che con queste proposte di legge sicuramente non avremo candidati che saranno ritenuti idonei con uno standard qualitativo migliore. Convengo con l'avvocato, con l'onorevole Colletti invece quando ci chiede se forse andrebbe rivista e andrebbe riformata l'università, sì, la pratica nel corso degli ultimi anni. Su questo siamo assolutamente d'accordo, però mi permetto di dire che se questa è l'esigenza, che poi è anche richiamata da altri onorevoli successivamente, anche dall'onorevole Di Sarno che è proponente, ma se questa però è la necessità, beh, allora mi si consente di dire che forse bisogna che si proponga una riforma e che si proponga quindi una riforma della,
della Università di Giurisprudenza, in particolare dei corsi di laurea, e non tanto una riforma dell'esame di abilitazione dell'avvocato. Non è possibile pensare una riforma dell'accesso alla professione forense senza dimenticando di ciò che accade prima. Possiamo essere tutti d'accordo che serva, però queste proposte di legge danno per scontata questa necessità, ma poi nulla c'è, ovvero nulla sappiamo se poi effettivamente in qualche altra proposta c'è effettivamente una modifica dei corsi di laurea, anche inserendo una pratica forense. Richiamava l'onorevole Colletti all'iter tedesco, che sicuramente comporta un aspetto di pratica nella parte finale del percorso universitario. Quanto poi all'onorevole Zanettin, io ringrazio per quel che ha detto, condivide quel che abbiamo, che noi abbiamo sostenuto, che l'Unione dei Cani Penali sostiene. Anche io condivido perfettamente quello che lui ha detto, e mi fermerei qui, nel senso che per storia e tradizione l'Unione delle Camere Penali, come ha detto anche la collega Veneto, non è mai entrata nelle vicende di carattere economico degli avvocati. È una questione che non ci appartiene ed è una questione che abbiamo sempre rimesso a quelle che sono le istituzioni dell'avvocatura. Sappiamo che il Consiglio Nazionale Forense ovviamente per primo è stato udito da questa commissione e conseguentemente avrà già in qualche maniera esposto quel che è il pensiero dell'avvocato istituzione. L'Unione dei Camere Penali, per quel che riguarda le tariffe e i pagamenti, se ne vuole tenere al di fuori, come ha sempre fatto nel corso della sua storia. Per quel che attiene invece all'onorevole Di Sarno, che è anche proponente, io capisco, Di Sarno, che la sua linea si intravede anche dalla sua proposta di legge, sia finalizzata una maggiore specializzazione dell'avvocato. Però la maggiore specializzazione dell'avvocato, ormai per scelta legislativa, e come lei perfettamente sa, perché ovviamente conosce perfettamente il regolamento che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre del 2020, quindi sabato scorso, lei sa perfettamente qual è stata la scelta ormai annosa, nel senso che sono anni di cui discutiamo di queste cose, ormai si è arrivata ad un traguardo. La scelta è stata quella di una specializzazione post-abilitazione. Quindi si è declinata in questo senso, si è intesa declinarla in questo momento, in questo modo, conseguentemente non può essere in alcun modo retrodatata, mi passi questo termine, prima e nel corso della pratica del tirocinio forense. Non è possibile, perché perché la specializzazione interverrà dopo essere stati abilitati con i corsi di specializzazione che sono già in corso, mi scusate il gioco di parole, ma sono già attivi ormai da 4-5 anni, tant'è che c'è una norma transitoria nel regolamento pubblicato che appunto fa salva la partecipazione a questi corsi per le specializzazioni, e conseguentemente la multidisciplinarità in questo momento non solo va salvaguardata nell'esame di abilitazione, ma forse neanche un valore, proprio per quel che dicevamo prima, che purtroppo o per fortuna l'avvocato deve in qualche maniera conoscere un po', o almeno avere un'infarinatura. Sappiamo tutti che l'abilitazione non significa essere già avvocati, l'abilitazione significa iniziare a poter svolgere un'attività professionale, conseguentemente poi dopo la pratica, conosciamo tutti, siete molti onorevoli della commissione, sono colleghi avvocati, quindi conoscono qual è poi l'iter e qual è poi la strada che l'avvocato deve nel corso della sua vita professionale intraprendere. Onorevole Annibali, e io cosa c'è di positivo in queste due proposte di legge da poter conservare o da poter mandare? Non lo so, noi siamo un po' perplessi, nel senso che forse l'unico aspetto, ne abbiamo discusso a lungo con la collega Veneto, l'unico aspetto forse che potrebbe essere salvato è quello del numero delle materie orali da trattare tutto nel corso dell'esame orale. Però deve esserci un corollario, ovvero quello della necessità rendere obbligatorie alcune materie orali. Possono essere sì ridotte, ma per esempio io immagino che le procedure penali, procedura civile, diritto penale, diritto civile, ovvero alcune materie dovrebbero essere indicate per obbligatorie e non rimesse alla scelta del candidato. Quindi è un concetto un po' complicato forse da
da perseguire. E per il resto, ripeto, la nostra, anche perché qui poi chiudo il mio intervento, noi come Unione Camerali, il nostro auspicio è che il nostro contributo possa in qualche maniera essere utile alla discussione, all'approfondimento di questi temi. Però ci sembra che qualche criticità queste due proposte di legge le abbiano, e che conseguentemente è difficile, insomma, intravedere, seppure emandati, aspetti che possano essere poi utilizzati e quindi in positivo, diciamo. Io ringrazio ancora il Presidente, ringrazio gli onorevoli della Commissione e anche gli onorevoli che hanno inteso quindi porci domande, e vi saluto. Grazie Avvocato Galasso. Prima di dare la parola all'Avvocato Veneto, c'è qua in presenza il collega Paolini che chiede di fare una domanda, così magari l'Avvocato Veneto potrà rispondere anche al collega Paolini in via, non dico eccezionale, ma do volentieri la parola al collega Paolini. Prego. Presidente, domanda secca e risposta secca. A un certo punto l'articolo 7 si parla di utilizzo di testi di legge con annessi, commenti e citazioni. Volevo sapere solo il suo parere, Avvocato, su questa innovazione, diciamo. Sì o no, a suo avviso? Grazie. Grazie, onorevole Paolini. Avvocato Veneto, prego, a lei la parola. Grazie Presidente. Rispondo immediatamente all'onorevole Paolini che mi formula la domanda in senso secco. Risponderò in modo secco. La risposta è no, nel senso che pareri e citazioni non servono, perché ritengo che nell'argomentare forense quello che serve è il ragionamento. Non si è mai o quasi mai in presenza di una soluzione certa. Se così fosse, nella dialettica processuale non ci sarebbero le tesi sostenute dalla difesa in antitesi a quelle dell'accusa, e che poi il giudice valuta secondo la propria sensibilità e esperienza, che possono essere assolutamente diverse e distoniche tanto rispetto a quelle dell'accusa quanto rispetto a quelle della difesa. Voglio dire che l'elaborato del candidato credo si debba sempre valutare secondo la capacità di argomentare e di tenere ferma la propria prospettazione difensiva, che sia tante volte, o anche in chiave accusatoria quando si patrocina una parte offesa o una parte civile. Quindi credo che il parere e le citazioni non aggiungano nulla, perché se uno ha fatto una buona pratica e conosce e sa usare i codici, riesce sempre a districarsi tra istituti tenendo presente qual è l'angolo prospettico che deve tenere. Su questo dice benissimo l'Avvocato Galasso di quale sia l'importanza di tenere in piedi un atto scritto, non solo perché secondo la proposta dell'onorevole Di Sarno, che vorrebbe ridurre le prove a una sola, secondo me in questo modo si inserisce un ulteriore elemento di aleatorietà, perché può essere legata a mille contingenze l'esito di quell'unica prova scritta, che magari proprio quel giorno ti esce malissimo. Naturalmente hai più possibilità se hai tre scritti da presentare, tre elaborati, i due pareri e l'atto giudiziario. E l'atto giudiziario dà proprio invece la prospettazione, la misura della preparazione a tutto tondo, che è quella sulla quale vogliamo puntare e che costituisce il trait d'union del nostro discorso odierno, che è quello di aumentare l'offerta qualitativa sul mercato. Credo quindi di aver risposto all'onorevole Paolini. Ritornando invece alla domanda formulata dall'onorevole Colletti, sono d'accordo con l'avvocato Galasso, qui non si tratta di stabilire se siano migliori o peggiori i candidati che escono dall'esame di abilitazione fatto secondo la prima o la seconda delle modalità che vengono inserite con le modifiche, che vorremmo inserire con le modifiche. Io faccio constare però che ci sarebbe una normativa di legge che non è mai entrata a regime, che non è stata sperimentata, e allora credo che ogni innovazione debba essere provata sul campo. Può darsi che funzioni, può darsi che sia suscettibile di modifiche, ma entrare con una modifica di questo genere che sovverte un meccanismo d'esame che mai è stato testato prima, credo che sia forse uno sforzo ultroneo. Potrebbero essere poi necessari dei correttivi, delle modifiche ulteriori, ma può darsi che non sia necessario inserire queste norme così come sono, anche perché mi permetto di segnalare che esse sono un po' distoniche rispetto al quadro normativo di riferimento nel quale si inseriscono. Faccio presente quanto alla specializzazione
che si richiede, e credo che fosse la domanda posta proprio dall'onorevole Di Sarno, intanto la specializzazione, come ha detto benissimo l'avvocato Galasso, viene dopo un percorso formativo a tutto tondo, ma soprattutto non si tiene presente che se si dovesse fare la specializzazione già in un momento molto avanzato, addirittura retrogradandolo nel momento nel quale ancora non si ha nemmeno l'abilitazione all'esercizio della professione forense, nel momento nel quale si diventa cassazionisti, e cioè si viene abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori, è un patrocinio appunto che consente l'accesso e la difesa dinanzi a tutte le magistrature penali, civili, corte dei conti, amministrative. Quindi questo significa che ci deve essere di base una condizione lata del sistema di diritto e che chiaramente non è possibile considerare a compartimenti stagni senza averlo neanche mai messo in atto. La specializzazione viene dopo. L'Unione delle Camere Penali tiene molto a questo tema, personalmente io e l'avvocato Galasso ci occupiamo proprio come responsabili dell'osservatorio di questa materia, però siamo consapevoli che appunto è un percorso molto lungo, quello dell'avvocato, che non può essere contingentato e compresso in ragione di una specializzazione che non ha senso di esistere, se nemmeno si conosce quali siano i crismi necessari per poter difendere le persone dinanzi a un'aula di tribunale, dinanzi a una corte o un tribunale. Per passare poi alla seconda domanda che invece formulava l'onorevole Colletti, chiedo scusa perché l'avevo bypassata, faceva menzione dell'esempio Germania, vero, in Germania hanno questa triplice opportunità di fare una pratica presso uno studio, presso un ente, presso addirittura le università, sono equiparate ad esse anche i corsi, un po' come da noi. Ma l'esperienza della Germania è totalmente diversa, non solo perché è numericamente inferiore la quantità di soggetti che accedono alle università e che poi arrivano alla laurea, ma anche perché è completamente diverso il sistema giustizia, che si compone di compartimenti stagni, quelli sì, per i quali poi nessuno che faccia che eserciti nell'ambito penale possa fare patrocini in ambito civile e viceversa, cosa che in Italia naturalmente non esiste. Si prospetta poi la questione da parte dell'onorevole Zanetti della possibilità di retribuzione dopo un mese. È vero che l'Unione non si è mai preoccupata e non vuole farsi carico delle questioni di tipo economico, solo una notazione. Se si intende, e questo è lo spirito della legge, della modifica, aiutare i giovani, bene, questa norma introdurrà un vulnus ulteriore, una preclusione seria alla possibilità dei giovani aspiranti avvocati di trovare una collocazione presso uno studio legale. Non solo perché il praticante appena arrivato, ovviamente, dato che la formazione universitaria presenta un gap enorme rispetto a quella professionale effettiva, non avrà la preparazione, non avrà la possibilità nemmeno di scrivere l'atto più banale, quale una nomina per esempio, ma introdurrà l'onere a carico del dominus, del titolare dello studio, di farsi carico anche di una spesa fissa. Così facendo, al limite il dominus prenderà uno, due praticanti, non di più. Quindi si costituisce un ulteriore ostacolo all'accesso al tirocinio. E tra l'altro faccio notare che l'introduzione dei minimi è stata rimossa per gli avvocati, quindi si avrebbe un paradossale sistema per cui viene pagato il praticante e l'avvocato collaboratore no. Quindi rimetto alle valutazioni degli organi istituzionali di competenza, perché appunto non è una questione sulla quale l'Unione delle Camere Penali si voglia spendere, questa è un'opinione assolutamente personale e che rassegno all'attenzione delle vostre signorie. Concludo con le osservazioni e le richieste formulate dall'onorevole Annibali. Chiede cosa possiamo salvare, uso questi termini, di questa proposta. Una cosa c'è. Si dice all'articolo 41, che se si vuole modificare, che il tirocinio è finalizzato non più solo a conseguire, come nella precedente formulazione, le capacità necessarie per l'esercizio della professione, ma le conoscenze. Allora questo mi sta bene, perché torniamo all'argomento che ho usato nel prodromo di questo mio intervento, e cioè che la formazione presso un avvocato, il tirocinio a bottega, come si diceva una volta, è imprescindibile, non sostituibile con alcuna altra cosa. In questo momento abbiamo la possibilità che solo per un semestre il candidato aspirante avvocato faccia pratica presso un avvocato. Mi sembra un tempo molto breve,
perché non consente non solo di acquisire le condizioni tecniche, come dire, scientifiche, ma per comprendere quali siano i valori di dignità e di decoro che sono insiti nella nostra professione e stabilire se si condividono e siete anche disposti a spendersi per poterli portare avanti. Credo di, spero di aver risposto a queste domande. L'ultima osservazione, e mi taccio, attiene alla possibilità che magari si possa provvedere a una suddivisione di quelli che sono i servizi legali tout court e quella che è invece la professione forense. Chiaro, affondiamo però poi, come dire, in un ambito che prescinde ed è più ampio rispetto a quello che è oggi in trattazione, quindi magari in altra sede se ne discuterà. Grazie Presidente. Bene, grazie a lei, grazie a voi personalmente ovviamente e grazie alle Camere Penali che sono sempre disposte, disponibili e pronte ad intervenire nei nostri dibattiti e a contribuire agli stessi in modo assolutamente costruttivo e utile. Vi ringrazio, spero di avere modo, così come tutti i commissari sperano di aver modo di poterci incontrare ancora per uno scambio di opinioni e di valutazioni. Vi saluto e vi auguro buona giornata e dichiaro chiusa l'audizione. Buonasera. Grazie, arrivederci.